Ansa Voice Magazine. Ave Mater, guardatus est vobis Pater, o Maria. Ci svegliamo all'alba, ma il cielo oggi è coperto e minaccia pioggia. E io sono costretta per via dell'alluce a cambiare tenuta. Abbandonate le scarpe da camminata, diventate ormai troppo strette, e non avendone trovate altre altrettanto valide per sostituirle, non posso far altro che arrangiarmi. Così riprendo il cammino con l'unico altro paio di scarpe che mi sono portata dietro. Io le chiamo scarpe da scoglio e le avevo infilate nello zaino per avere almeno un cambio nei momenti di riposo e per fare la doccia. E sono tutte aperte, il che è bene per l'alluce, ma non so quanto per, diciamo così, la tenuta su strada. Comunque non ho alternative. E per salvare il piede, comunque indosso un calzino tecnico piuttosto spesso e resistente. L'insieme è orribile. Io e Roberto ne ridiamo a lungo, ma è l'unico modo per continuare ad andare avanti. Lascio lo zaino in albergo per non appesantirmi troppo. Come vi ho già detto, c'è un servizio che consente ai pellegrini di farsi recapitare il bagaglio all'indirizzo della meta successiva. E io ne approfitto. Prendo le due o tre cose fondamentali e le infilo nel marsupio che da ora in poi, ad eccezione, se non ricordo male, di tre tappe, mi accompagnerà lungo tutto il viaggio. Usciamo dall'albergo sotto un cielo sempre più nero e ci mettiamo sulla strada per Logroño. Cominciamo a camminare piano piano, perché il dolore si fa sentire e la nostra andatura ovviamente ne risente. La strada è ancora in aperta campagna, ma comincia un duro saliscendi che in molti, ci diranno poi, chiamano rompepiernas. Tradotto letteralmente spacca gambe, proprio quello di cui avevo bisogno. Inizia a scendere una pioggerellina sempre più fitta e fa anche freddo perché tira vento, è mattina presto, sono praticamente le 5. Per alcuni tratti costeggiamo la statale che collega la Navarra con la Rioja, poi la strada ci porta all'ermita della Virgen del Poio, un edificio romanico del XVI secolo dove, secondo la leggenda che ci raccontano, c'è una statua della Madonna che praticamente è sempre tornata lì. Ogni volta che hanno tentato di portarla in una chiesa di Viana, che è il centro cittadino più vicino dove noi stiamo andando, ritornava miracolosamente in questa piccola chiesa, in questa ermita. Dunque, noi siamo diretti a Viana, insomma, almeno io spero di poter arrivare sino a lì. È un centro cittadino che dista da Torre del Rios, secondo i nostri calcoli, almeno circa 11 chilometri. Ma dall'ermita la strada diventa ancora più faticosa, perché i saliscendi continuano a essere frequentissimi e in lontananza, però vediamo Viana, quindi io mi rianimo e vediamo sia la valle dell'Ebro con Logroño all'orizzonte. Arrivati appunto in questo centro però getto la spugna, il piede mi fa male, il calzino è fradicio e non ho lo zaino con me per cambiarlo. Così decidiamo di prendere un taxi che, come vi ho già detto nella puntata precedente, sono macchine che si trovano con una certa facilità anche nei centri più piccoli e che hanno prezzi molto diversi da quelli a cui siamo abituati nelle città italiane. Ed è appunto in taxi, ahimè, che arriviamo a Logroño, che dista circa 9,5 km da Viana. Sono molto dispiaciuta di non poter continuare a camminare almeno per oggi. E l'unica risata della mattinata me la strappa il tassista che ci sta portando in città quando, vedendo la lunga fila di pellegrini che costeggia la statale, perché un tratto di questa tappa appunto è lungo la statale che porta a Logroño, vedendo appunto questa lunga fila di pellegrini, dice, portandosi l'indice piegata alla tempia, todos están locos, della serie questi sono tutti matti. Non riesce infatti a capire come mai gente da tutto il mondo arrivi sino a lì per camminare sotto l'acqua, sotto il sole, alcuni addirittura sotto la neve in pieno inverno. Arriviamo a Logroño, appunto capitale della Rioja, poco prima dell'ora di pranzo.
Questa volta abbiamo scelto di andare in un alberghe, che è purtroppo in una zona piuttosto moderna della città, anche se vicina al centro. E andiamo subito lì. Il proprietario ci mostra la camerata dove dovremo dormire e ci timbra le credenziali. Già, perché sinora non vi ho raccontato ancora che ogni pellegrino è munito di una sorta di passaporto, che si chiama appunto credenziale, una sorta di libricino con gli spazi per ospitare i vari timbri dei posti che si visitano. Ovunque tu vada, anche nelle chiese, infatti, devi timbrare, non solo per avere il ricordo del posto, ma soprattutto per poter testimoniare l'effettivo percorso svolto e per poter ricevere la tanto agognata Compostela una volta arrivati a Santiago. È un libricino importante, al quale io sono molto affezionata e che racconterà per sempre la tua storia, la tua avventura in questa bellissima parte di mondo. Comunque, dopo il rito del timbro sulle credenziali, Roberto posa lo zaino e il mio per fortuna è già arrivato, così possiamo lavarci, cambiarci e poi andare a prendere un buon caffè proprio accanto al Duomo, che è bellissimo. Si tratta di una chiesa imponente che, scopriamo, è diventata cattedrale alla fine degli anni 50 e che è stata eretta su un tempio romanico del XII secolo. A colpire soprattutto sono le due torri gemelle che sovrastano l'ingresso. E all'interno ci sono vari stili, tra cui il barocco, che si alternano creando un insieme davvero singolare, ma che colpisce. Ci manca non aver camminato quanto avremmo voluto, ma è stato meglio così. Io un po' mi vergogno, devo dire, però davvero non avevo le forze. Meglio conservarle per le tappe successive, alcune delle quali saranno davvero lunghe e impegnative. Dopo un breve giro per il centro, perché appunto, ripeto, io non è che sia proprio in splendida forma, che troviamo popolato per lo più da giovani, torniamo nell'alberghe, dove poco dopo arrivano anche Iago e Maria. Sono stati loro a consigliarci questo posto per la notte. Ci raccontano di essersi alzati alle 3:30 e di essere partiti alle 4 dallo Sarcos. In tutto hanno percorso circa 29 chilometri. Ci abbracciamo, siamo contenti di rivederci, ve ne ho parlato nelle puntate precedenti, ma insomma sono tra i pellegrini più cari, quelli ai quali siamo stati legati più tempo. Poi andiamo a mangiare io e Roberto, loro invece si buttano sul letto sfiniti. In un bar lì accanto prendiamo un boccadillo e un calamaro accompagnati come sempre da cerveza gelata. Poi andiamo a riposarci in un parco vicino leggendo un libro e ascoltando la nostra musica. Il sole è tornato a splendere anche se il vento è ancora insistente. A cena siamo con Iago e Maria. In un piccolo ristorante piuttosto moderno mangiamo un'ottima paella accompagnata dal vino della Rioja, che è davvero una scoperta. La conversazione è piacevole e si ha la sensazione di conoscerli da sempre, come se stesse nascendo un sincero rapporto di amicizia. Decidiamo di fare la tappa successiva, quella da Logroño a Nájera, insieme. Una tappa lunga e impegnativa, lunga circa 30 chilometri. Andiamo a dormire prestissimo, in questa camerata non troppo grande, i letti a castello sono 6, ma la gente è tranquilla e gentile. La partenza è fissata alle 4:30 del mattino.